Mornese, in località Cascina Valponasca. Oggi faremo un cammino che ripercorre i luoghi di Santa Maria Domenica Mazzarello, da qui fino ai laghi di Lavagnina, circa 6 chilometri. La mia guida, Marco Pestarino, ciao! Ciao Francesco! Questo, Francesco, è la casa dove ha vissuto Maria Mazzarello la propria gioventù, facendo la contadina. E da quella finestra vedeva la chiesa, da lì è nata la sua vocazione religiosa. Lei, insieme a Don Giovanni Bosco, anche lui piemontese, sono stati i fondatori della grande famiglia dei Salesiani e lei ha creato le figlie di Maria Ausiliatrice. Per noi Maria Mazzarello è Main, un vezzeggiativo di Maria. Molti erano le Maria Mazzarello, ma questo termine serviva per identificare questa ragazza giovane, brillante, luminosa. Una ragazza del popolo. Qui si vede una bella cartolina di Mornese, noi siamo nell'Alto Monferrato, nella parte più orientale, proprio nella punta tra la Liguria, la Lombardia e il Piemonte. E per la vocazione vitivinicola collinare, insieme all'Angra e Roero, il Monferrato è inserito nella lista tutelata dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. E questa è la patria del vino, solo 4 Vigavi, Cortese del Monferrato e Dolcetto d'Ovada. Solo qui, ne? Solo qua. Siamo saliti nella parte più alta del borgo e qui si trova la chiesa principale di Mornese, quella dedicata a San Silvestro. Sì, dove Main, da giovane ragazza, veniva alla messa al mattino presto e dove Don Bosco, su invito di Don Pestarino, ha celebrato la messa 11 volte. E questo a suggellare il loro rapporto di collaborazione spirituale e professionale. Qui è nata la congregazione delle figlie di Maria Ausiliatrice e questo pozzo ne è proprio il simbolo. Ci sono sedi presenti in tutto il mondo e il principio alla base è quello della educazione, della cultura, no? Per rendere queste ragazze principalmente emancipate e quindi libere. Abbiamo lasciato il borgo, siamo saliti su questa collina, d'altronde siamo sull'Appennino piemontese e questa panchina ci invita ad ammirare il paesaggio. Nel Medioevo, zona contesa tra il Ducato di Milano, il Marchesato del Monferrato e la Repubblica di Genova. Si chiama ancora attualmente l'Ovadese, no? Questo territorio tra la Liguria e il Piemonte, non si capisce bene anche l'accento. Genovese, più che piemontese. Meta raggiunta, i laghi di Lavagnina, questo è il lago grande, siamo nel parco naturale delle capanne di Marcarolo e questo è stato realizzato nei primi del Novecento con la costruzione di una diga e poi di una centrale idroelettrica. E lì c'erano alcune miniere d'oro e dove ora c'è il lago c'era la fonderia dell'oro. Quindi tutto ricoperto dall'acqua, andiamo a cercare l'oro.